Buongiorno, buongiorno, benvenuti in un nuovo Family Vlog. Io ho appena fatto una piega fatta in casa con questi boccoli. Sono super soddisfatta perché ho usato una roba. Il tuo termine, occhio che è Grazie. rovente, amore, Grazie. occhio che... Ma sai che sei proprio uno stronzo! Sono studiata, continuavo a pensare. Adesso le porto il tè, adesso le porto il tè. Stronzo! Ho sentito il cuore che mi sobbalzava! Tra l'altro, adesso è caduta, non so dove è finita, ma È qua! avevo messo anche la Sì! bustina per renderla realistica. Comunque, te l'ho fatto davvero dopo. Comunque, benvenuti in un nuovo Family Vlog! Cioè, comunque, vi stavo dicendo che ho appena fatto la piega. Fatemi sapere se vi piace. Ho anche registrato un reel per trucchi. E ho usato un accessorio che voi dite che è una tazza. L'ho preso su Amazon e non ci dà. Non costava neanche tutta sta roba, anzi, costava abbastanza poco. E non ci davo tutta sta cosa. E invece, cavolo, super veloce, super pratico. Potete, dallo specchio potete vedere anche il dietro. Cioè, è veramente facilissimo, ma soprattutto a prova di imbranata, perché io con questa non, cioè, vado pazza, perché poi devi fare di qui, di lì, e quindi mi rincoglionisco tutta. Comunque, benvenuti in un nuovo Family Vlog, inizio un po' frizzantino, e per chi non avesse visto l'ultimo Family Vlog, ve lo metto qui sotto se ve lo siete persi. Sta arrivando il mio tè, questo è Questo è vero. vero, Questo è non vero. fare cagate che questo Mi brucia sono fatta anche il veramente. semipermanente, quindi ho anche le dita non da scappata di casa, che l'ultima volta facevano. Che carissima! E niente, adesso mi metto a montare il video. Ah, io mi piace proprio questa piega. È bella, mi gusta. Adoro. Poi c'è la mia poltrona che fa ciac. Comunque la mia piega mi piace un sacco. Ciao, ciao. Comunque la mia piega mi piace un sacco. Adesso stiamo andando in giro perché mia sorella è ufficialmente alla ricerca di una casetta per lei. Però Guarda, sì. io da brava sorella maggiore devo supervisionare dove va. Lascia in mano tutto a me. Mamma mia. Mi ha inquinato acusticamente e nasalmente. Comunque, sì, andiamo a vedere anche perché comunque io vivo qua da un po', a vedere la zona, vedere il contesto e tutto. E quindi nei prossimi giorni saremo in giro a cercare la casetta per la sister. Ma che ricci pazzeschi che ha sta stronza! Anche tu sono molto bene Ti così. piace la Sono bella. piega? C'hai un'area da zona anni 50. Dai, Una donna, donna anni 50. già ti stavi fregando dicendo donna, una donna 5, donna, Una bambina anni 50. bambina anni 50, va bene. Comunque, siamo quasi arrivati. Sicuramente mia sorella deve fare un corso di navigazione, di come usare il navigatore, perché mi sta facendo fare il giro di Vegeta. Parla da che pulpito? Ma che io sono bravissima Da che con il pulpito? navigatore. Ma che dei capelli che ha da Hai visto dietro? come volano col Sì, vento? ma poi tanti, pieni, riccioli. Allora, la prima casa diciamo che è andata una merda. No, Terribile. no, ragazzi. No, Terribile. no, no, no. Non ci siamo. Ecco, comunque, anche questo serve per iniziare a cercare con calma e Farsi un'idea trovare. di Eh tutto. sì. Ma hai apparecchiato tu? No, la nonna io. La nonna io. Di chi intanto ha finito gli allenamenti, qua è dove si allena, è questo campo doppio dove si allenano sempre quattro squadre in contemporanea, poi in realtà a quest'ora arrivano quelli più grandi. Dovrebbe finire alle 7, ma finiscono sempre un po' dopo, gli fanno fare stretching così, che è una cosa molto buona. Questo è l'allenamento, campioncino. Bene. Sei divertito? Sì. Non sei più portiere però. Sei un grande goleador.
mi dicono che ho solo segnato 3 gol in tutto il campionato. Ma ne avrai fatti 20, cosa dicono? Per quello, dicono che il migliore quello che ha segnato più gol è stato Alejandro e dicono che ne ha segnati 14. Io ne ho segnati di più allora, vero? Ma l'importante è giocare per la squadra. Andiamo a mangiare, va che c'ho fame, amorino. Dove andiamo a mangiare? A casa, amore, dove andai? Che bella vita, Riccardo. Sto preparando la cena, ho fatto i fagiolini che si stanno scongelando piano piano. E invece qua sono delle uova per rompere il digiuno, ma guardate che belle le pentole, non il cumino che ho buttato lì, ma le pentole sono bellissime. Metto via le uova. Au! E voi avete mangiato? Qua invece ho messo in forno il merluzzo. Non so che devo alzare un pochino. Ah sì. Pazzesca. Ma una roba allucinante. Ma la casa che siamo andati a vedere oggi era una roba... Un disastro. Io le uova così le adoro. Con un po' di grana l'ho dovuto tagliare perché non avevo quello grattugiato, ma con il grattugiato, sale e cumino, adoro. Rompiamo il digiuno insieme, amore? Io me l'ho bevuto il cappuccino. Sì? Sì. Ma non mi hai aspettato? No. Io mi sono lavato le mani, però. Non riesco a mangiare se non mi sento. Chi non riesce a mangiare se non si è lavato le mani? Cioè non riesco, ma anche se non tocco il cibo, mi innervosisce, cioè mi non mi piace. Ma buonissimo! Sì, allora devo fare freddo. Dovete provarlo, che poi diventa così, con la crosticina bella croccante. Ehi, Poldo! Wow! È rimasto? Vediamo, ti stai vantando. È buono. Com'è che si mangia? Con le mani o? Con le mani. Ma è caldo, lei ha le mani d'amianto. Cioè, sono mani... Io non riesco, ma sei matta. Ma giura? Ma mi scotto, amore. Queste manine sono delicate. Guarda il tuo taglio. Con le tue... Col tuo coltello naturale. Lo mangi così. Com'è? Buono. Quello. Cosa che ci vuoi? Parla con la bocca vuota. Se... Dimmi cosa che ci vuoi dentro la bulla. Questo un momento. Cosa? Momento. Un momento? Perché hai la bocca piena. Comunque, non vorrei dirvelo, ma io ho ancora la roba di Natale. Quello è quello. Sai quelli che si spacciano su internet per madri modello, casalinghe, così? La roba di Natale ci abbiamo. La roba di Natale, cioè. Cioè, una vergogna. Allora, cos'è che vuoi? Gol. Questo? E quello, il cioccolato che lì. Questo? Sì. E poi? Quello. Lo yogurt? Sì. Lo yogurt della mamma? Tra questo e questo. Ah, bene. Tra questo. Lo yogurt della mamma sta andando a ruba, eh? Dammi la bull. Faccio tutto con una mano. Giusto. Faccio un casino. Basta? Sì. No, basta. Adesso questo. Adesso questo. Vai, apri. Oh. Oh. Ricky, mi porti un cucchiaio per prendere il colacao? Qua. Aspetta, no, non lo fai tu che te ne metti 300. Ma Seba! Sebastian! Ho messo tutto! Mi ha forzato il polso! Ma no! Brutto maialino! Ma sei matto? Spegni la videocamera che devo recuperarlo, ma non voglio far vedere che lo recupero. Un pochino peggio. Guarda cosa... Bravo. Questo è family vlog, le buone maniere. Bontana tavola, tra l'altro ne sta mettendo tipo 5 sul tavolo e un pochino dentro. Basta. Basta. Ah!
meraviglia, va qua, va qua. Voglio un cucchiaio. Ma da quant'è che si... Da quant'è? Aspetta, da quant'è che ci si pulisce nella maglietta? Adesso no, basta. Niente, questa è casa nostra, questa è la nostra vita. Sì. Che non si dica che i nostri family vlog non sono reali, realistici. Che diamo un... Cioè... glielo devi mischiare, così. Amore. No, no, no! Amore, ma come... Ma come io non mischio nulla. C'è poco! Seba, la finisci? Seba, la maglietta la lavi tu, eh? Ho capito! Guarda la mia maglietta! È così poca! Sì! Devo aprire l'acqua! Ma uno non si può neanche struccare in santa pace! Vai! Bevi, ormai bevono tutti lì. Lui è talmente grosso che di solito esce dal bidet. Vedete? Ah, no, basta. E che è? Mi prendi in giro? Non c'è privacy in questa casa. Non c'è privacy. Cioè, uno veramente non si può struccare in santa pace. Comunque, la skincare routine non è finita senza... essere super super sexy. E ora sì, ora sì che sono sexy 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 sexy. Comunque vi devo suggerire una cosa per struccarvi: se vi piacciono gli oli, me lo sono tirato addosso, se vi piacciono gli oli struccanti, comprate questo di Babor, che è veramente veramente buono, me gusta mucho. E poi ho usato il siero, io ne ho un po' che alterno, questo qua è l'acido lattico di The Ordinary, che è un esfoliante ma delicato, molto delicato, quindi non è troppo, troppo tipo questo qua, che è veramente molto molto forte, sempre di The Ordinary. Questo è un po' che non lo metto, perché bisogna lasciarlo 10 minuti e poi toglierlo, e quindi dopo mi rompo le scatole, quindi lo dovrei rimettere. Poi un altro che uso è questo, vabbè, Chica Per. Chica Per, ok, è ottimo, soprattutto dopo l'esfoliazione, mi piace molto. E niente, comunque per dirvi che Seba alla fine quella poltiglia non l'ha mangiata, l'ha lasciata lì e domani mattina se la cucca Ricky per colazione. E niente, io vado a dormire, good night and good luck. Ah, sapete cosa non ho messo? Il siero, mamma mia. Il siero per le ciglia. Uso voi come specchio. Sto usando il Lash Cocaine. E devo dirvi che mi piace. Nada! Ora sì, buonanotte. Good night and good luck. Non so se vi siete accorti che è tornato il good night and good luck di 20.000 anni fa. E grazie a una ragazza che me l'ha fatto riscoprire su Instagram. E niente.